Ciao ragazzi, cheers dal canale Bellavi, come va? Spero tutto bene. Allora, facciamo un video sui playoff di Serie B, su come si stanno evolvendo, su cosa stanno facendo le squadre, su cosa stiamo vedendo in campo. Diciamo che i pronostici fino a questo momento sono rispettati, tranne che il Bari che va a perdere in campo del Bolzano per 1-0 contro il Südtirol, e a fine di questo video faremo un'analisi su questa partita del Bari. Ieri sera si è giocato Cagliari-Parma, no? Cagliari-Parma, abbiamo visto una partita molto strana perché il Parma è passata subito in vantaggio per 2 reti a 0 nei primi 26 minuti con gol di Benežić e Simon Som. Quindi un Parma che ha avuto una partenza molto molto veloce. È molto spaventevole perché poi il Cagliari e il suo allenatore in panchina Ranieri si sono abbastanza spaventati andando sotto di 2 gol in uno scontro di playoff all'andata in casa, no? E niente, il Parma ha continuato a fare un po' il suo gioco, un gioco comunque un po' distratto, un po' scialbo dietro, come un gioco che ha contraddistinto tutta la stagione del Parma, questo, il fatto di non essere molto coriacei dietro. Fatto sta che nel secondo tempo Ranieri si è giocato il tutto per tutto, diciamo, ha messo dentro questo giocatore Luvumbo al posto di Pavoletti al 46esimo, e Luvumbo diciamo che ha cambiato la partita segnando una doppietta. Fra l'altro Luvumbo ha segnato una doppietta, ha fatto un grandissimo gol al 92esimo, scartando quasi 4 giocatori all'interno dell'area del Parma, e si è procurato anche un rigore, quello del 2-2, un rigore molto dubbio. Allora, sul rigore di Luvumbo, sicuramente che si è procurato Luvumbo e ha segnato la Padula, sicuramente Luvumbo teatralizza molto la caduta, cioè accentua molto la caduta. Bisogna capire se il giocatore del Parma da dietro lo abbia preso sulla caviglia o meno. Insomma, è un rigore un po' dubbio, così così, un po' generoso, come ha detto Pecchia. Poteva anche non essere dato, bisogna dalle immagini, anche dalle riprese, non ho capito se c'è stato il contatto o meno, però Luvumbo accentua moltissimo la caduta, e questo magari va un po' a discolpa un po' del difensore del Parma, no? Fatto sta che il Cagliari produce molto gioco, molto agonismo, molta velocità, molto dinamismo, molta aggressione al secondo tempo, e ribalta una partita che era messa molto male, vincendo 3-2. Questo ci fa capire un po' il forte pathos ed emozionalità che sta contraddistinguendo questi playoff, e che in generale contraddistingue i playoff. Il giorno ieri quindi niente, ha vinto 3-2 il Cagliari, ci sarà il ritorno, però il Cagliari è il favorito per andare in finale, ed è il favorito già, secondo me è favorito il Cagliari ad andare in finale. Non so se il Parma riuscirà a scavallare, perché il Parma una partita vince, 3 ne perde, poi vince 4-0, poi vince a Frosinone, poi perde con l'ultimo, è una squadra imprevedibile. È una squadra, ripeto, molto tecnica, che sviluppa bel gioco centrocampo attacco, ma dietro soffre tanto. Fatto sta che ha piazzato 3 gol dal Cagliari in 40 minuti. E il Bari ieri, giocheremo sotto di un gol al San Nicola, in uno scontro playoff, dentro o fuori. Quindi diciamo che un po' subentrerà forse un po' di paura nei giocatori, no? È normale, perché non si può sbagliare. Però alla paura spero che il mister sappia incutere coraggio di giocare a viso aperto, perché abbiamo una squadra tecnicamente ben fornita. Non sono d'accordo su quelli che dicono che tecnicamente il Bari è inferiore alle altre dei playoff, assolutamente no. Anzi, se non è inferiore, è superiore. Non è manco alla pari. La sconfitta, ci sono molti, molti tifosi che stanno, che come spesso accade nel calcio tutto in Italia, stanno contestando l'allenatore. Ecco, Mignani ha fatto un grandissimo campionato col Bari, è un allenatore forte,
È un allenatore che ha vinto un campionato di Serie C, che si è posizionato terzo in classifica in questo campionato, quindi non è criticabile, però sulla partita qualcosina forse c'è. Qualcosina forse c'è perché abbiamo avuto un po' un atteggiamento remissivo di squadra, forse perché essendo terzi ci basta il pareggio, anche se la storia non ci aiuta molto perché di solito la terza non va mai in Serie A, almeno questo ci dice la storia dei playoff. Quindi forse per me il risultato migliore era vincere a Bolzano, voi starete dicendo hai scoperto l'acqua calda, anche un gol di vantaggio ci avrebbe permesso di difendere perché noi sappiamo difendere, purtroppo abbiamo preso questo gol, ci farà giocare molto sotto pressione, no? Già San Nicola lo viviamo con pressione, tranne quando riusciamo a sbloccarci. Adesso viviamo questa super finale con su Tirol in casa con loro che hanno il vantaggio psicologico di una rete. Questa cosa non doveva succedere. Stanno criticando Mignani. In qualche modo Mignani qualche cosa sbagliata l'ha fatta nella partita, perché quando c'è da criticare si critica. Atteggiamento un po' attendista del Bari, potevamo pungere di più. Non ci possiamo affidare a due o tre sortite in area avversaria per fare male all'avversario, no? E anche i cambi, diciamo Schindler mi trova d'accordo, Benali e Molina anche, ma botta veramente, a questo punto metti Bell'uomo che è un giocatore di qualità, di forza, di potenza, di carisma, che mette un po' in chiaro le cose, se bisogna metterlo sui muscoli, anche se Bell'uomo ha pure qualità tecniche, ma botta è risultato completamente inconsistente e ha avuto una spezzone di gare importante da giocare botta. Io continuo a parlare di botta perché un giocatore come lui che entra al 61esimo, c'ha 30-35 minuti davanti a sé, deve dare molto di più, visto che è numero 10, visto che è il giocatore più tecnico. E anche Molina, ieri si è visto nel Cagliari, si è visto sul gol del 2-1. Sul gol del 2-1 l'ala destra salta il difensore, si accentra, entra in area e cerca un bel filtrante per il rientrante Luvumbo, quindi cerca, come dire, cerca lo scarico in mezzo, come si dice in termini tecnici. Nandez, ecco, però in questo caso parliamo di Nandez, perché sul 2-1 fa una grandissima azione Nandez, però Nandez è un giocatore, era un fantasista, addirittura lo volevano anche squadre blasonate in Serie A. Nandez fa una grandissima cosa perché e mi rifaccio un po' all'azione di Molina. Un po' lo stesso, però Molina si incugna sulla fascia destra e quando arriva l'avversario mette un cross che poi viene intercettato, inutile. Invece Nandez, invece che mettere subito il cross, si infiltra, salta l'avversario, prova la giocata e va sullo scarico. Però parliamo di Nandez e qui viene fuori il fatto che questi playoff sono difficili, ragazzi. Tifosi del Bari. Sono molto difficili perché serve un partitone con su Tirol, un partitone, sappiamo che su Tirol nella squadra non è il Parma, che quando stacca la spina si piglia 10 gol, il su Tirol è una squadra forte in difesa, forte, e quindi bisognerà sudare per fare un gol e col pericolo di scoprirci, quindi con su Tirol al Bari ci aspetta una partita difficilissima. Difficilissima perché giocheranno alla morte per non prendere gol. Quindi dovremmo giocare in 10 lì nell'area, boom, 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 sperando di prendere falli contro, cartellini contro, eccetera. E poi in finale ci aspetta una squadra come il Cagliari. Quindi la strada per il Bari è in salita. Più ne siamo consapevoli, meglio è. Le critiche su Mignani sono giuste perché a Bolzano abbiamo avuto un atteggiamento remissivo che ci ha puniti. E su questo sono d'accordo. Io lo stimo Mignani, per me è un grandissimo allenatore e sta facendo molto bene al Bari. E infatti si parla di ira di Mignani, però a Bolzano potevamo approcciare il secondo tempo in maniera diversa, invece che coprirci in quel modo. Adesso per il Bari la strada è molto in salita. È molto in salita perché non solo bisognerà fare un partitone con su Tirol e imporci seriamente sul campo in uno stadio come il San Nicola, che il Bari soffre, che questo Bari soffre, più gente va allo stadio e più lo so, la soffrono, perché il Bari è più forte fuori casa in questa stagione, quindi io mi aspettavo che a Bolzano imponesse, avesse quella fame che ha sempre dimostrato fuori casa. Troppi calcoli ce l'hanno. Ci hanno penalizzato, no?
E adesso soffriremo una squadra che ora è il Parma, che si copre ed è molto forte dietro a coprirsi, in più col pensiero martellante che devi per forza segnare. Assolutamente devi segnare. Non solo, se passi col Südtirol, poi ti trovi il Cagliari da battere. Noi siamo il Bari, noi siamo quasi, ma noi siamo arrivati terzi. Col Cagliari abbiamo vinto fuori casa. Al ritorno mi sembra che abbiamo pareggiato e non abbiamo perso. Quindi bisogna battere su Tirol e poi bisogna andarsela a giocare con Cagliari, quindi percorso in salita, playoff emozionali ma molto duri. Lo sapevamo prima, ormai li stiamo giocando, no? Cioè tutto quello di Rema, noi siamo il Bari, ne ho promossa, ok, li stiamo giocando, siamo terzi in classifica, possiamo anche giocarcela a tu per tu questa qualificazione, no? Che ne pensate? Fatemi sapere cosa ne pensate, un pollice se è piaciuto il video iscrivetevi al canale di Bellavi, ragazzi, vi chiedo un'iscrizione, sono uno dei pochissimi che parla del Bari su YouTube. Alla prossima, cheers!